Buongiorno fanciulli belli! Con questo sole che ci bacia, vi portiamo in Costa Paradiso. Benvenuti. Possiamo dormire qua. Sì. Ah no, dalle ore 8 alle 21. No, non si può. Uh, Ma che cazzo è? porca Vabbè, guardate laggiù il miseria! mare quanto è arrabbiato. No, vabbè, raga, sembra di essere a Nazaré, ma cos'è? Ma che bello! Adesso vi faccio vedere questo posto dall'alto perché secondo me merita davvero tanto oggi. Wow. Perdere il nome del volume Guardate il mare incazzato nero. vabbè, ma che posto è? Allora fanciulli, questo è già un posto magico di suo, ma quando ci metti le onde Guarda là! alte 3 metri che sbattono contro questi faraglioni arancioni, ciao proprio, ciao ciao ciao. Ci eravamo già messi qua in questo spottino dove ci sono Alma e Marco 2 anni fa, adesso ci mettiamo qua vicino a loro, facciamo una bella dronata. No, vabbè. Pazzesco. Ora ho detto Nazaré, ovviamente esagerato, però guardate, è pazzesco, pazzesco. Che meraviglia. Pensa che 2 anni fa qua ho fatto il bagno ed era completamente piatto l'acqua, ti ricordi il mare? C'era un fondale incredibile. Adesso muori, se vedi. Thank you.
Qua tra un po' che va giù il sole, ciao proprio. Sì, ma si deve proprio andare praticamente dietro le rocce, in modo che filtrino ancora i raggi. Fanciulli, abbiamo beccato un tramonto spaziale, veramente wow, posto atomico. Veniteci se decidete di fare un salto in Sardegna, perché ne vale veramente la pena. Adesso il cielo è tutto rosa, azzurrino, pazzesco. Sinistra o destra? Adesso stiamo andando ancora in un parcheggino perché vogliamo andare a piedi a vedere una cupola abbandonata, la cupola di Dante Bini, e dalle foto sembra veramente molto molto bella, e vi portiamo anche lì. È veramente un paradiso questo, paradiso sulla costa. Tra poco c'è una strada, c'è una casa del 1994 di un architetto molto famoso. Allora io qua vado giù. Sì, certo. Guarda la roccia. Guardate la roccia, che meraviglia. In tutto questo ci sono 13 gradi. Si sta veramente bene. Tornante stretto. Veronichita è lì dietro perché stiamo esportando un video e sta tenendo il computer, altrimenti cade, insomma. Il ventilatore. Un casino. Dritto o sinistro? Questa è una casa famosa, questa qua sopra. Qua ci sono delle case veramente, milioni e milioni di euro, sicuro. Io vorrei una casa qua. Anche io. Ah, amore, vendiamo Bigos, ci compriamo una costa. Ma con Bigos ti compri, secondo me, il garage. Sai cosa mi compro? La pompa che c'è lì per terra, se vendo Bigos. Costa paradiso. Guarda che meraviglia! Amore, qua devi dronare, che cazzo fai? Cazzo faccio? Guido, drono, faccio cose. Oibo, oibo che casetta. Sì. Perché è la cupola di Dante Bini questa qua. No, dico sto un po' nel... Ah. Vabbè, ma il giardino di casa dove... Ah no, mi sono presa la matita, Paolo. E si sale da dentro. C'è soppalco. Ho una stanza da letto qua. Non so, mi fai le pare. Amore, c'hai la luce? No. Guarda che bella. Oh, stanza da letto. Non c'è la luce, raga. Okay. Guarda la vaschina con un cuscino. Voleva stare comodo anche in vasca. Pazzesco. Armadio a muro gigante. Ah, tipo cabina armadio. Sì, ma è lungo, eh? Va tutto dentro. Io finché non ci sono cose sataniche in muro, posso spaventare. No, va bene. Bello! No, è un'altra cabina romantica. Ma no, non pensi che ci sia? Ah, non c'è niente di speciale. Fantastico! Dai, ma ancora di più! Bello!
Dai, dai, fidiamoci, fidiamoci. Cioè. Però busso prima di entrare. Busso. Una porta con un sacco di porte. Una porta. Adesso vero devi scegliere. No, qualcuno venga però con la pila qua con me. Va bene? No, ma c'è anche il sotterraneo. Ah, questo è. Però un primo. Ah, ok, una porta. Questa è la cucina con. Con la farina. Farina. Ma che bella! Beh no, qualcuno si è drogato, raga. Sì, no, veramente. Sì, guarda, no, un cucchiaio enorme. Dai, che schifo. Sì, si è fatto un po' di cucina. Schifo. Che roba. Che storia. Ma qua c'è il frigo. Magari. Magari il freezer è ancora chiuso, però. Ah, sarà un po'. Sì, occhio! Raga, ci sono i piatti con dentro. Che cosa? Col cibo avanzato proprio, cioè nel senso tu sporco. Prova a assaggiare se è buono. Ma io vorrei sapere la storia di questo posto, cioè perché l'hanno abbandonato. Andiamo su, voglio andare su. Vabbè, magari era di cucina, magari i figli di questo. Aspetta un attimo. Magari i figli? Vieni qua. Magari i figli di questo Dante non hanno voluto venderlo, non hanno accettato offerte. Io apprezzo la tua. Oh merda! Che entra con la luce? Vieni. Schifo. No, c'è un botto di roba. Oh, tagliate di vino, raga. Vernice. Una piscinetta per bambini. Una sedia. Ma che roba. Damigiane. Un ventilatore. Ma comunque per una famiglia numerosa questa casa. Sembra piccola da fuori, eh? In realtà è enorme. Ora visto che c'è anche l'accesso per i più agili da lì senza fare tutto. E vi date di farmi essere per ultimo. Vai. Ah, qui l'accesso al bagno così quando fai la tacca poi far uscire l'aria. Questa è la camera degli ospiti. Ma raga, ma è enorme però. Gigante. Con un bagno. Cioè anche questo col bagno. Il bagno. Ogni stanza il bagno. Bella. No, beh, dai. Anche voglio vedere il bagno, Questo è il bagnetto un po' più brutto. Con la finestra che ti dà sull'altra camera. Però vabbè, sempre con la tua vasca. Il mare è pazzesco quanto entra. Ma certo, lì c'è il buco. No, no, sarà una finestra. Sì, è una finestra. Lavandina. Veramente. Lasciamo la firma. Furie sarde sempre presenti. No, furie sarde anche qui.